L'Europa si festeggia ma allo stesso tempo si interroga. 60 anni di grande storia alle spalle, quindi un futuro da cominciare comunque a scrivere qui, a partire da quella dichiarazione di Roma che viene firmata oggi. Cioè il fatto che questa Europa così non può andare avanti, penso non ci siano dubbi. Vediamo lì appunto, no, il Consiglio riunito in una giornata di celebrazione. Ma il problema è che non possiamo solo celebrare l'Europa, per questo oggi noi siamo alla March for Europe, no? Perché non è una giornata di celebrazione, questa è una giornata di lotta. We want to give a message to tell them we have enough declarations. What we need now is action, action forward. Il percorso di costruzione dell'Europa unita, cantiere permanente, ci chiede, di fronte alle formidabili sfide del nostro tempo, di riaffermare con convinzione la perdurante attualità del progetto europeo. Sergio Mattarella. That the people, the citizens of Europe, don't want the European Union. It's a lie. Noi siamo qui a dimostrare che il cuore dell'Europa è il popolo europeo. Le persone sono il fondamento dell'Unione Europea. Le persone sono il fondamento di ciò che vogliamo costruire. L'Europa non cade dal cielo. Tutti insieme possiamo cambiare questa Europa. Nel manifesto di Ventotene non c'è mai scritto che è un sogno. Noi non siamo sognatori. E il fatto che ci siano oggi qui tanti giovani è una testimonianza straordinaria. Non è vero che è una cosa del passato. Loro vogliono sbatterci nel passato. Sono le idee e i movimenti politici dal basso che nell'arena politica possono fare la differenza. Noi dobbiamo essere qui oggi a rilanciare con forza la risposta a questa crisi. We have towards a common destiny as Europeans. Il sogno è la concretezza degli Stati Uniti d'Europa. Because we are European citizens first and everything else second. Because you're here with so many people, we show here, dear friends, it are not only nationalists and populists, but also Europeans who can fight back. Perché col nostro popolo, il cui cuore batte per l'Europa unita e per l'Europa federale.